Ed ora la pagina sportiva che apriamo avendo in studio il nostro Massimo Profeta. Buon pomeriggio A Massimo. te e E agli naturalmente amici. facendo il punto sul nuovo Pescara che inizia a delinearsi sotto la guida di Baldini. Massimo, che novità ci sono? Sì, intanto ti do la notizia perché è chiaro che i tifosi sono preoccupati, tra virgolette, perché è stato non annunciato ancora Baldini, però insomma l'accordo è totale e vorrebbero sapere i tifosi quando firmerà. Firmerà domenica perché arriverà domenica Baldini alle 18:30 la conferenza stampa di presentazione all'Ecotel, attendiamo conferme da parte della società, quindi domenica la firma di Baldini, un anno senza opzione. Questo per quanto riguarda Baldini, per quanto concerne la squadra è ancora presto, sì, si sta delineando qualcosa, è chiaro che sono state fatte delle operazioni, due ragazzi sono stati ingaggiati, un portiere, Saio, classe 2002, 22 anni già compiuti, di proprietà della Sampdoria, però sono entrambe operazioni fatte a titolo definitivo, quindi acquista a titolo definitivo Saio, questo portiere che ha avuto già esperienze in Serie C nell'Arzignano e nel Brindisi. Presenze, c'è anche la percentuale sulla rivendita futura, alla Sampdoria è stato lasciato il 35%, la percentuale del 35% sulla rivendita futura. Per quanto riguarda invece Andrea Ferraris, è una punta, un esterno, piede destro, si è messo in luce nel campionato primavera del Monza, nelle ultime tre stagioni 50 gol, cresciuto nella Juventus, è un 2003 che finora non ha fatto esperienza nel campionato di Serie C, se ne parla bene, non lo sciamo, lo vedremo all'opera. Al Monza è stata lasciata la percentuale del 50% sulla rivendita futura, per entrambi contratto triennale. Diciamo che il grosso, per così dire, del mercato deve ancora arrivare. Intanto è tutto fatto più o meno con la Juve Stabia per Bentivegna. Questo è un ragazzo, Carmine, che è stato esplicitamente richiesto da Silvio Baldini, è un esterno d'attacco di ottime qualità, salta l'uomo, piede destro, può giocare anche alle spalle della punta centrale. Ricordiamo che il sistema di gioco prediletto da Baldini è il 4-2-3-1, quindi si sposerebbe alla perfezione. Tra l'altro, Bentivegna ha giocato, è stato per 3 anni alle dipendenze di Baldini nella Carrarese dal 2017 al 2020. L'ultima stagione ha giocato la prima parte alla Juve Stabia, nella seconda parte a Novara con buoni risultati. Bisogna soltanto mettere a punto qualche cosa sull'ingaggio, o meglio, si devono mettere d'accordo più il procuratore matricano del giocatore e la Juve Stabia, perché c'è stato un adeguamento dell'ingaggio dopo la promozione in Serie B della Juve Stabia, che è stata la sorpresa assoluta del campionato di C1 insieme al Mantova nel girone A. Queste sono le notizie, diciamo, certe. Poi ci sono tante trattative, soprattutto per quanto riguarda le cessioni, perché è chiaro che il Pescara dovrà fare molte operazioni in uscita, per esempio Di Pasquale, Manu che è rientrato dal prestito di Pineto, Colai che è seguito con grande interesse dall'Altamura, ne ho promosso in Serie C, e poi Vergani, notizia di ieri, abbiamo scritto proprio oggi sul nostro sito, eccola qui la notizia, ha rifiutato il Foggia. Poi ci sono delle cessioni che potrebbero essere eccellenti, perché Plizzari sicuramente è un nuovo mercato del Pescara, è stato proposto al Venezia, che però ha puntato Filip Stankovic, che si è messo in grande evidenza nella Sampdoria, scuola Inter, classe 2002, 37 presenze, figlio di Dejan Stankovic, che non ha bisogno di presentazioni. Vedremo quello che succederà, e poi bisogna stare attenti anche a Merola. La società dice che vuole tenerlo, però è chiaro che Merola ha grande mercato, ci sono la Catania, la Triestina e tante altre squadre che hanno messo nel mirino il giocatore, classe 2000, che lo scorso anno ha segnato 17 gol da esterno, che non sono pochi, facendo benissimo nel girone di ritorno dopo i 4 gol del girone di andata, ben 13 nella seconda parte del torneo. Andrà via, secondo me, anche Tuňov, e lo stesso Cuppone. C'è una trattativa in essere con il Cerignola, non c'è ancora l'accordo economico con il giocatore. Benissimo, un punto come sempre molto preciso come quello che vi continuiamo a proporre minuto per minuto sul nostro sito, che vi consigliamo di aggiornare spesso appunto con tutte queste novità di calciomercato. Allora attendiamo domenica, che sarà il giorno di Silvio Baldini.